No, ecco, c'è un cambio di programma nell'ordine della brochure perché la direttrice bomba assassina credo che debba prendere un treno e quindi deve andare via una macchina comunque. Allora, la professoressa Caterina Bomba assassina è direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici della Lombardia, ma è stata per ben 7 anni presidente dell'ICR, portando avanti l'attività con, ci teneva che fosse sottolineato, con la professoressa Dalai Emiliani, che peraltro la seguirà nell'intervento. È stata peraltro direttore del Polo Museale di Venezia. È esperto del gruppo di lavoro che poi ha redatto i decreti relativi ai restauratori dei beni culturali, oltre ad essere vicepresidente per svariati anni del FAI. Ci restituirà l'esperienza della Grande Brera, verso la Grande Brera. Prima di parlare chiedo se posso andare un video così, no, sul quale io parlerò, il quale video di 10 minuti è stato fatto dal regista Gianni Amelio su quello che è oggi Palazzo Citterio. Non ci sono didascalie, è fatto da un grande regista, quindi con delle belle fotografie, e poi su quello parlerò. Qua vedete le facciate, se si blocca lo smettiamo, sì. With you, oh, how I
ancora, ma questo è solo... vi ho fatto vedere in apertura questo video quando Giuliano Volpe mi ha chiesto di venire qua a parlare della Grande Brera, ve lo disse dopo che avevo presentato le varie fasi del progetto al Consiglio Superiore. Questo è invece un inedito che ancora non ha visto, siete i primi a vederlo a livello di pubblico, ed è: qual è la situazione di Palazzo Citterio oggi? Adesso mi sposto di là perché altrimenti non ho. Ecco, e siccome le immagini sono più efficaci delle parole, vi racconto brevemente come siamo arrivati poi al lavoro che vi descrivo oggi, su cui sarò più veloce, perché il Consiglio dovete relazionare sulle gare e voi ve ne importa relativamente poco e meno. Allora, questo palazzo è stato comprato nel 1972 a prelazione e oggi è quello che abbiamo. Che è successo in questi 40 anni? Perché? E dimostra abbastanza bene... Una cosa che gli ho preso a prestito dal libro di uno storico dell'arte che amo molto, che è Baxandall, un libro che si intitola nella traduzione italiana Forme dell'intenzione, che dimostra come tutta una serie di circostanze, la committenza, la natura dei materiali, insomma, poniamo che in questo caso l'oggetto storico che vogliamo studiare è per l'appunto Palazzo Citterio, se l'intenzione è ferma, Baxandall adopera l'esempio di un ponte come primo capitolo, per poi adoperare quel metodo per spiegare i quadri. Se l'intenzione è solida, ferma, non ha troppe incrinature o troppe deflessioni, l'oggetto prende la forma di un quadro di Picasso, del ponte di Fort Bridge in Inghilterra, di quello che sia. Noi invece ci troviamo qua con un palazzo che non ha preso forma, ha tre forme tutte lasciate a metà, perché troppe intenzioni sono interferite nel corso del tempo e sono interferite quasi da subito. Badate, questo è il risultato di 40 anni, ma le prime incrinature delle prime intenzioni, che era la coppia Gisberto Martelli e Monumenti, Franco Russoli alle gallerie, e lo chiamo con la dizione moderna, hanno un'idea molto chiara: comprano questo palazzo, ottengono di averlo per la soprintendenza delle gallerie. Russoli ha un progetto culturale allo stesso tempo semplice e complesso, perché ancora non avevano le acquisizioni di Novecento, ma vuole fare in questo palazzo acquisito il museo del Novecento, un grande museo del Novecento per la città di Brera, acquisendo collezioni che gli avevano già promesso i vari Iuccariesi, Vitali, eccetera. Buona parte di queste collezioni sono poi arrivate a Brera, Martelli e affidano il progetto a due architetti, Edoardo Sianesi, Giancarlo Ortelli, e in un primo tempo c'era anche il designer Saint Bonnet, non era l'epoca delle gare, quindi avvenne per affidamento diretto. In un certo periodo di questo percorso, durato 10 anni, è stato direttore dei lavori Roberto Cecchi con Ortelli e Sianesi. Quasi tutto quello che avete visto, ci sono degli impianti, dei fan coil che sono diventati rugginosi, insomma, arrivati quasi al finale, tutto costruiscono quello che avete visto, fanno un'azione, non c'era ancora Cecchi, ancora al momento era il cambio dei soprintendenti, che ve lo dico a fare perché Russoli muore nel 77. Le prime incrinature alla saldezza, diciamo, dell'intenzione primaria avviene con la morte di Russoli in realtà e col cambio dei soprintendenti. Comunque cominciano i lavori e fanno una cosa che noi oggi non faremmo più. Questo non si può vedere bene dalle immagini, perché sono immagini storiche che non ho fatto in tempo a scannerizzare, ma si decide di demolire tutta un'ala che era perpendicolare nella parte interna, un'ala che le relazioni storico-artistiche degli architetti di lassù chiamano neoclassica. Invece dal 1940 finalmente ho capito che per loro neoclassico è un recupero del classico fatto in qualsiasi epoca, perché io nel 1940 neoclassico mi trovavo abbastanza in difficoltà a capirlo, e invece era un'architettura assolutamente dignitosa di Tommaso Buzzi, che si decide, col parere favorevole, ahimè, dell'allora Consiglio Superiore e con l'unico parere contrario di Cesare Brandi, di demolire.
viene demolita, viene demolito il tetto che era fatto di coppi, vengono demolite delle superfettazioni e costruito quello che avete visto prima nel video di 5 minuti da Ortelli Sianesi, col gusto di allora, però era il gusto degli anni 70, un po' brutalista, col cemento, col ferro, eccetera. Ora, in quel momento, se lo avessero finito, avremmo avuto un museo finito che andava bene per allora. È anche vero che ogni restauro e anche ogni allestimento museale è una critica in atto, va finito però al momento in cui viene cominciato, altrimenti i progetti invecchiano. Naturalmente oggi quegli impianti non possono andare più bene, sono stati fatti nell'85, collaudati nell'85, messi in opera e mai fatti funzionare finché adesso non è arrivata la ruggine. Ecco, non so se avete visto qualche volta alla televisione quel programma che si chiama La terra 10 anni senza l'uomo, 20 anni senza l'uomo, cioè ecco, questa cosa qua non è così perché sono solo 40 anni, non posso dire senza l'uomo, perché se la soprintendenza ai monumenti non fosse intervenuta ogni anno con piccole operazioni di manutenzione ordinaria avremmo qualcosa di ancora peggio di quello che state vedendo, però ancora ci piove, facevano proprio il minimo indispensabile per non fare, coi soldi avuti che erano sempre pochissimi, su una cosa che non stava funzionando, vedete quello che state vedendo. Quindi è una cosa in cui però tutti abbiamo, e ci metto anche io, anche se non c'ero all'epoca perché mi sento parte dell'amministrazione anche di 20 anni fa, 30 anni fa, tutti abbiamo delle responsabilità, ma non solo la soprintendenza, perché a un certo punto cosa succede? Succede che i condomini della casa accanto, che erano abusivi, quando si vedono tolta la palazzina che viene demolita tutta intera, acquisiscono la possibilità di visione, no? Acquisiscono un diritto che è sancito dal codice civile, l'avvocato mi correggerà, grazie al quale fanno un contenzioso che dura 40 anni, che blocca il progetto, per 40 anni, la riserva, diciamo, viene sciolta a prezzo del fatto che non si può più costruire quel volume. Quindi avendo demolito l'edificio degli anni 40 del Buzzi e non avendolo potuto più ricostruire, di fatto abbiamo perso 3 piani di un edificio che sarebbe stato utilissimo per Brera. A quel punto lì poi interviene un altro fattore, perché si parla tanto del rapporto pubblico-privato come se fossero chissà quali novità e come anche possa non aver funzionato quando non piacciono più Ortelli Sianesi, non piacciono più perché erano stati scelti da Russoli, non piacciono più perché non facevano parte in effetti di come si potrebbe chiamare il gota degli architetti milanesi, perché Milano si innamora periodicamente di questo o quell'architetto archistar, diciamo, no? Non esisteva lo slogan di archistar, ma comunque Ortelli e Sianesi erano dei giovani, avevano 48-50 anni, il momento che ricevono questo incarico, avevano lavorato molto nel settore più di allestimenti, perché era un po' il gusto di Russoli, già si immaginava Russoli, quello che sarebbe dovuto essere il futuro allestimento interno del museo. Insomma, ovviamente vengono chiamati impiantisti e strutturisti per le parti specifiche, ma non piacciono più, decidono di chiamare un archistar e quindi avviene nel 1986, loro stavano quasi per finire il corpo di fabbrica perpendicolare perché il contenzioso non era ancora cominciato, ce n'erano le avvisaglie ma non era ancora stato bloccato il lavoro, fanno intervenire l'archistar James Stirling con il ministro Gullotti che firma una convenzione con la Fondazione San Paolo di Torino e con gli amici di Brera, completamente bypassando le soprintendenze, perché la Fondazione San Paolo noi non avremmo potuto incassare il denaro direttamente, all'epoca la normativa era diversa in generale per le amministrazioni pubbliche, quindi nel momento esatto che comunque Ortelli Sianesi si stava per chiudere con un progetto che può piacere o non piacere, non entro nel merito della qualità di quello che fosse il progetto finale dell'edificio perpendicolare, fanno intervenire Stirling attraverso questa forma per cui Gullotti rende gli amici di Brera committenti al posto dei soprintendenti che sceglievano tutto, ma col benestare e con gli amici di Brera che facevano da cassa a questo tipo di operazione. Allora, se fosse stato tutto finito con la pelle fatta da James Stirling, io direi basciapo, se funziona, non sono a prioristicamente contraria a niente. Sono d'accordo con Andrea Carandini quando dice che io stessa sono contenta, non si tratta di essere innovatori o conservatori, se funziona io rispondo sempre dipende. Però certo qua si è dimostrato che ha dipeso che non ha funzionato nemmeno questo, da quello che vedo, perché a quel punto Stirling in realtà interviene senza demolire Ortelli Sianesi, propone una sorta di restyling,
quello che si potrebbe dire a livello del restauro di un quadro, la rappresentazione estetica della pellicola pittorica, e questo immaginatevelo a livello di architettura, propone la chiusura del cortile centrale, propone un edificio, l'edificio perpendicolare con una, con uno stile diverso, perché diverso era l'architetto, propone una cosa nuova invece che apriva sul giardino e sull'orto botanico, ma appunto a questo punto avviene il blocco, muore anche Stirling. E gli eredi continuano stancamente, finanziati dal San Paolo, a produrre disegni esecutivi, eccetera. E succede poi che gli spazi interrati, la colonna centrale di quella sorta di grotta che avete visto prima, era stata nel primitivo progetto Ortelli Sianesi, ripreso poi da Stirling. La parte più bassa, ci sono tre livelli che vanno nel sottosuolo, siamo a Milano e non siamo in Arizona, teniamo sempre presente questi concetti anche climatici, era stata pensata per i depositi delle opere antiche di Brera. Noi abbiamo dipinti di 6 metri per 7, non avevano studiato bene le scale per arrivarci. Quindi una volta, io mi ricordo che questa cosa qua la ereditai ancora io quando ero soprintendente a Brera con Carla Di Francesco, che era l'allora soprintendente regionale, soprattutto soprintendente ai monumenti, quando dissi: ma scusate, se io ho un quadro del Vermiglio 6 metri per 7 che voglio metterlo dentro, come faccio che con le scale non mi entra, non ci sono gli angoli per far girare il dipinto? Ah no, dice, certo, un po' complicato, dovete arrotolarlo e con una carrucola a carropunto calarlo dentro la tomba di... Ho detto: scusate, e dopodiché chiudiamo il sarcofago e per i posteri qualcuno andrà a prenderli. Quindi vedete che a un certo punto, quando entrano di mezzo gli amici di Brera Stirling, l'interesse è solo fare un'architettura nuova per Milano, ma in realtà non fare una cosa funzionale come museo, che quella di Ortelli Sianesi almeno come museo avrebbe potuto funzionare. Perché 3-4 domande io feci da sempre, e fin dai tempi di Russoli si era detto di portare in questo museo la collezione Iesi, che consiste di dipinti, vi farò vedere qualche esempio prima, dipinti e sculture, sculture che non sono sculture in metallo di Richard Serra, ma che sono marini, sono sculture mediamente pesanti, mi dicono, ma gli strutturisti con cui ancora parlavamo io e la Di Francesco, mica ha detto che il pavimento regga queste sculture, e io comincio ad allarmarmi, era la prima volta che li incontravo. Poi i quadri, va bene, sono piccoli, sono delle tele di formato medio, e dice: sì, ma mica ha detto che un quadro più grande qua ci possa stare. Ho detto: scusate, pensavate che avessi un museo di disegni e monete, che quelli comunque hanno anche le vetrine, quindi non è che si attaccano con un chiodo al muro. E quindi vedete che a un certo punto si ha come una sorta di sfaldatura di una cabina di regia forte. Ricordo che usava questa parola proprio Andrea al Consiglio Superiore quando parlava di Pompei, se non mi ricordo male. Ma a un certo punto però il regista deve essere uno. Se cominciano a esserci, che sentiamo la società civile e quello che dice la società civile, quella incivile, quella intermedia, eccetera, eccetera, al momento che si vanno prese decisioni finali che sono di tipo tecnico, vanno tutte sentite per il dopo, ma nel mentre si sta facendo un lavoro che tocca una struttura, la forza delle cose, la forza della materia delle cose, beh, ha prodotto, capiamo, quello che avete visto nel video. A questo punto due parole voglio anche dirvi su quella che è stata la fortuna o sfortuna critica del titolo Grande Brera, perché è uno slogan che va molto di moda, l'ho riadoperato anch'io, perché in questo modo è chiamato nei fondi CIPE che sono stati dati l'anno scorso con Ornaghi per le grandi opere di interesse museale, su 70 milioni di euro che sono stati dati, che non sono gli stessi 80 che dicevi tu, no, aggiunti no, perché ogni tanto uno ha dei timori che dice oddio. È la prima volta però che i fondi CIPE vengono dati all'Italia del Nord, tant'è che ne hanno dati 23 su 70 a Milano e 6-7 per chiudere le gallerie dell'Accademia di Venezia. Io mi sono trovata però a dover decidere come li distribuisco questi soldi, perché nel frattempo come si chiude il progetto Stirling. È strano un'altra cosa, non ho trovato nelle carte di soprintendenza niente che a un certo punto dice: sono licenziati Ortelli Sianesi, prendiamo Stirling. Questa cosa muore come nasce, dopo 10 anni, i soldi spesi e i lavori che avete visto, e sorge l'astro Stirling. In questo stesso modo muore anche Stirling, in un giorno in cui viene, c'eravamo ancora Carla Di Francesca ed io, 2001-2002, deve essere fine del 2001, viene il ministro Giuliano Urbani con Sgarbi ancora sottosegretario prima che venisse cacciato, e bocciano tutto dicendo: non si fa niente, questa cosa muore completamente, non se ne sa più niente. Quindi il primissimo in realtà ad usare in senso ironico, non in senso sloganistico, diciamo,
il motto, chiamatelo come volete, lo slogan Grande Brera. In realtà è Modigliani, dopo il dopoguerra, quando loro sono stati costretti, mentre facevano i lavori dei tetti fatti da Portaluppi e risistemazione della Brera in sostanza come la vediamo oggi, era stato costretto a rimpicciolire, a fare un'esposizione piccola del museo nelle poche sale che poteva usare. E a quel punto lui scrive in un catalogo poco che hanno editato a sua firma, anche se poi era in realtà già morto quando esce il catalogo del 50, è uno dei più antichi cataloghi di Brera, dice: beh, a questo punto la piccola Brera diventerà grande, quindi vedete che è un concetto che nel senso di Modigliani voleva dire una cosa. Russoli non l'ha mai usato il termine, viene usato da altri, viene usato dai media e viene continuato ad usare con significati diversi a seconda di qual era la persona che ne parlava, a un punto tale che viene preso in giro a un certo punto sulla stampa da Giorgio Vigni negli anni 78, appunto dicendo: questa cosa grande e piccola non è che grande e piccola, cosa vuol dire? Succede però che dopo la chiusura, dopo aver ucciso il progetto Stirling, Sgarbi e Urbani, si decide allora di rifar confluire tutto dentro il Palazzo di Brera, e quindi nel 2009 viene nominato commissario per la Grande Brera Mario Resca, che era anche direttore generale della valorizzazione. Si riprende in auge la vecchia idea di Russoli e anche però di Bertelli e di altri di rimettere le funzioni museali a Citterio, ma nel tempo intermedio fino al 2009, fra il 2005 e il 2009, si decide invece che l'Accademia cede degli spazi a Brera in favore di Citterio, viene fatto un progetto che quello rimane proprio solo a livello di progetto, che è del 2005. E la cosa rimane là 4-5 anni ferma col palazzo che continua ad avere la pioggia che va sui tetti, la ruggine sui fancoil, eccetera. Quindi quello che quando io ho avuto i soldi ho cercato di fare è l'ultimissimo atto che va invece detto che è nuovo. Nel 2010 la Grande Brera prende un'ulteriore diversa forma che diventa di natura urbanistica. Allora viene firmato un protocollo d'intesa fra i tre ministeri di allora, difesa, MIUR, Ministero dei Beni Culturali e il sindaco di Milano, quindi erano all'epoca Gelmini, Moratti, La Russa e Bondi, e che ho dimenticato? No, non li ho dimenticati, sono questi tre. Viene deciso che la difesa cede due caserme per fare un campus didattico per l'Accademia di Belle Arti, che naturalmente avrebbe mantenuto degli spazi dentro il Palazzo di Brera, ma avrebbe potuto spostare una serie di lavorazioni di produzione artistica, forse anche di laboratori di restauro, in queste due caserme Magenta e Carroccio a via Mascheroni. Qui la difesa chiedeva ovviamente qualcosa che non era scritto precisamente in questo accordo, ed è una delle cose che ho dovuto fare adesso con questi soldi. Adesso entriamo nel vivo. Io mi trovo con 23 milioni, insieme con le soprintendenze, naturalmente abbiamo lavorato insieme come fratello e sorella. Perché mi arriva qua quando io voglio un'altra cosa? Ecco, la delibera CIPE assegna i fondi, eccolo qua, 23 milioni di euro. Badate che per poter realizzare l'intero progetto era stato stimato un importo di 120, cioè tra 108 e 120, per forza, perché bisogna risistemare. Quindi cosa faccio? Il CIPE dava delle regole jugulatorie, noi dovevamo fare degli appalti integrati, non solo progettazione, ma progettazione ai lavori, fare i bandi entro, ci danno i soldi in giugno, il bando è di giugno, entro dicembre dello stesso anno, perché dovevamo dire che erano cantierabili, non solo l'ho voluto fare, ma non avevo altra scelta che dare il grosso della cifra su Citterio, perché era nella mia totale ed unica disponibilità come bene statale. Qualunque altra cosa che esigesse accordi con altri avrebbe impedito completamente di poter fare il bando in tempo, sicché decidiamo. Non si capisce perché non compare. Ah sì, compare come una. Via via che arrivano ve li dico. Sul Palazzo di Brera investiamo 4.500.000 per fare i lavori di restauro e rifacimento delle coperture, perché piove talvolta alla Gredense, talvolta in Pinacoteca, a seconda di come gira la pioggia. Perché è sceso? Ecco. Nell'8A Magenta, Caserma e Carroccia devo pagare, come dire, il prezzo perché la difesa ci dia queste caserme. È un prezzo non irrilevante, ma gli do il minimo della cifra disponibile, gli do 1,5 milioni in totale, del quale 1,5 milioni
890.000 servono a adeguargli un'altra caserma che hanno deciso loro, che hanno deciso quelli della difesa, perché io possa vuotare da 20 km d'archivio una delle due caserme che cedeva all'Accademia e perlomeno predisporre tutte le indagini, i rilevamenti architettonici che non ci sono, le indagini diagnostiche sugli edifici. Perché quando avremo finito Citterio, e che lo finiamo con questo finanziamento perché è stato incrementato nel frattempo, il secondo punto su cui mettere l'attenzione è per forza lavorare sul campus didattico dell'Accademia, perché se l'Accademia non va via nella parte degli spazi che c'è da Brera non potrà mai decollare, ormai dico anch'io la cosiddetta grande Brera. Quindi io predispongo con dei fondi che dovrebbero però questa volta arrivare, io ritengo, dal MIUR, non tanto e non solo dal MIBAC, che ha già fatto per adesso la sua parte. Parlo i tetti di Brera, ve li ho detti, e il massimo della cifra la investo per l'appunto su Palazzo Citterio. Sui tetti non sprechiamo niente, perché abbiamo già un progetto in corso definitivo vinto con gara europea dall'architetto Bellini su quella che sarà la sistemazione del Palazzo di Brera una volta che l'Accademia sarà andata negli spazi nuovi, ma siccome piove dai tetti adesso, i lavori si cominciano sempre dai tetti, quindi questa è una cosa che non va a sprecare risorse future. Questo ve l'ho spiegato a voce inutile, vi faccio vedere la dislocazione sul territorio dei tre edifici. E vedete che questa cosa che lascia adesso molto perplessi gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, questo andare là, questo chi conosce Milano però capisce bene, che è vicino alla Triennale e che è adesso un quartiere di avvocati, di notai molto per bene, a cui potrebbero dare una scompigliata di vita gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, e la vicinanza geografica con la Biennale è 10 minuti a piedi, quindi veramente potrebbe questo e viceversa sì creare una sinergia intelligente sul territorio. Qua vedete una visione dall'alto e le caserme Magenta Carroccio sembrano due ma sono tre, come vedete, corpi di fabbrica con spazi aperti e potenzialità molto simili a quelle del Maxi, per esempio a quelle che è della caserma Montello del Maxi. Quindi se si è riusciti a fare il Maxi, e che quindi non si vede perché di questo dobbiamo cercare con opera di convincimento, non è che loro vanno via da Brera, restano a Brera ma hanno uno spazio in più che potrebbe dare, lo ripeto perché ci abito in quel quartiere, una svegliata a un quartiere che dopo le 7 di sera è il deserto dei Tartari e la vicinanza con la Triennale creare invece un flusso intelligente di interazioni. Gli spazi all'aperto gli consentirebbe di fare mostre che a Brera sono impensabili, perché è uno spazio molto, molto con sé, molto ristretto. Qua ci sono i dati sulle gare che possono forse più interessare l'avvocato, ma insomma questa è una gara finita, conclusa. Sono stati presentati solo due progetti e siamo già alla fase di aggiudicazione definitiva. Qua invece vedete i tetti di Brera dall'alto, vedete sono 6.500 metri quadri di tetti, è un vero villaggio, rivediamo anche tutti i lucernai e il sistema dei sottotetti. Ah, qua ricomincio dall'inizio, ah no, questo va bene. Non gli ho dato io quest'ordine di sorgere spontanei, per cui dobbiamo avere pazienza un attimo. Ecco, qua è stata fatta una gara col criterio del massimo ribasso, gara che si è conclusa il 30 di settembre, siamo già alla fase dell'aggiudicazione, già fatta ovviamente l'aggiudicazione provvisoria, la definitiva aspettiamo quei dati che uno deve avere per forza, che vengono quando gli pare di mandarceli, perché è inutile dire che dal 30 settembre abbiamo cominciato subito, però e qua è stata vinta con un ribasso, abbiamo potuto usare un escamotage che era valido fino all'anno scorso, di poter pretendere però, nonostante fosse una gara al massimo ribasso perché era su un esecutivo, non ce l'avremmo fatta inventarci una procedura economicamente più vantaggiosa, ma abbiamo potuto mettere il taglio delle ali perché c'era una norma che fino all'anno scorso me lo consentiva, e in questo modo ho avuto un ribasso contenuto del 26,6%. Vi dico però solo che ho avuto la richiesta di partecipare di 173 ditte di tutta Italia, e non ne ho esclusa nessuna perché se avevano i requisiti non potevo che invitarle tutte, abbiamo usato il massimo favore ammissione in queste gare, ma poi se ne sono presentate 123, che comunque non sono poche, e io temevo, dato che c'erano quattro fantastiche ditte di Casal di Principe 70%, diventava difficile non farli vincere, invece con questa cosa i ribassi sono stati tutti contenuti in un range fra il 23 e il 27, che è sensato ormai. 20 anni fa era insensato, ma adesso è sensato.
Qua vedete invece Palazzo Citterio, no? Ho fatto in bianco e nero il resto, vedete con il soffitto a scelta ancora eredità del progetto Ortelli Sianesi. L'orto botanico lo vedete dall'alto e quindi sarà studiato un passaggio pedestre, perché qua anche lì il mondo dei sogni si è all'epoca sulla stampa, soprattutto anche in parte nella società civile. L'orto botanico fa parte del complesso Brera, a partire dall'Università Statale di Milano. È molto bello se si riesce a passare anche da dietro, soprattutto quando la Pinacoteca sarà negli spazi nuovi messa là, attraverso anche un percorso verde dell'orto botanico, ma mettendosi e togliendosi il cappotto, passando, e quindi prevedendo un percorso naturalistico e non pensando passerelle sotterranee, cose che sono state dette, non crediate. Non progettualizzate, ma dei, qua vedete però che la vicinanza è impressionante, uno può entrare quindi sia da via Brera 14, qua vedete la sezione di Citterio, con anche i piani interrati con le sale ipogee. Qua vedete cose che avete già visto nel video, quindi posso correre un po' di più, e abbiamo ripreso in mano cosa ci andrà qua. Praticamente riprendiamo in mano l'idea di Russoli, esclusa la Juncker che ormai è andata a finire al Comune di Milano, cioè museo che parte da quel momento dell'Ottocento storico di Brera, che non ha a che fare con la storia dell'Accademia di Brera, dai macchiaioli, dai quadri che non fanno parte della storia delle acquisizioni di allora, mostre temporanee, ci saranno due sale per mostre temporanee, conferenze, eccetera, e poi la collezione Iesi, la collezione Vitali che è stata acquisita, e qua vedete come sono gli arredi interni, il palazzo tardo settecentesco, questo vedete ancora Ortelli Sianesi, quindi di consentire una cosa che Brera non ha, quindi qua ci saranno però mostre anche di arte antica, lo spazio per mostre di Brera sarà Palazzo Citterio, che non, senza aver detto assolutamente nulla di nuovo, abbiamo ripreso in mano la prima intenzione, per dirlo in termini di Baxandar. Qua vedete qualche esempio delle sale storiche che avete anche visto prima nel video, con dei giocherelli in Photoshop di come potrebbero venire restaurate. E vi porto con degli esempi a vedere. Ci fu tra l'altro nell'84, proprio Palazzo Citterio, una mostra di Burri organizzata da Carlo Bertelli per usare lo spazio ancora rustico e non finito degli architetti Ortelli Sianesi. Adesso questi qua sono veramente dei giochi, ma come può venire animato, non è che poi ci sia molto da fare. La cosa che verrà modificata sostanzialmente nel nostro progetto preliminare è la scala d'accesso, perché più è totalmente inadeguata con le norme di adesso. Questo poi è stato sul disegno esecutivo di Stirling, giusto perché per dare delle date alle cose, demolito e ricostruito da Alberto Artioli, quindi non è Stirling 1986-98, ma è Alberto Artioli su disegno di Stirling 2001-2006, giusto per avere, no, se non lo perde poi il senso della memoria di queste cose. Ecco, e ci andranno queste opere qua, qualche esempio della collezione Iesi, ho soltanto messo qualche per chi non la conosce. Queste erano le sculture che il pavimento non avrebbe retto di mantenere, vediamo un po'. Questa è una collezione molto compatta di Novecento storico. Badate che Iesi era stato affittuario dalla contessa Citterio dentro Palazzo Citterio, quindi aveva abitato là, quindi questo c'è anche un valore, come potremmo dire, col codice storico relazionale, insomma, di legarlo a quel palazzo. Questa è la collezione Vitali che è stata acquisita alla fine degli anni 90, con una collezione eclettica che ha da cose come questa del Fayum, ha un Morandi fra i più belli, ha mosaici del IX secolo, a quest'opera di scuola umbra della fine del 200, a fattori, quindi e poi queste sono le acquisizioni invece che ha fatto il museo nell'epoca in cui si poteva ancora comprare.
di opere del Novecento. Questa è una bellissima posizione, torno indietro per Marisa, perché se ti ricordi Marisa l'abbiamo comprata noi questa, dalla Gianferrari. Noi come comitato tecnico scientifico, no? Altrimenti non capiamo perché. Questa è l'ultima acquisizione, che questi sono questi micro ritratti donati da Cesare, un'acquisizione nel senso non di un acquisto dietro pagamento di denaro, Cesare Zavattini. Ecco, qua il 29 avremo il nome del vincitore, sono stati presentati 13 offerte, 13 progetti, e qua la difficoltà, l'abbiamo fatto come gara europea, criterio dell'offerta più vantaggiosa naturalmente, e sui 100 punti che si deve decidere nel bando come distribuirli, ne abbiamo dati 70 alla qualità del progetto, 25 al prezzo e 5 al tempo. Scegliendo una commissione di 5 persone, nessuno dei quali fosse né dell'Italia del Nord, né di Milano, né della Lombardia, mi sembrava più sensato. E quindi ho chiamato Margherita Guccione come presidente, perché qua si tratta di avere tre corpi di fabbrica, uno della fine del Settecento, uno degli anni Ottanta, uno degli anni 2000, quindi si trattava di come non mettere insieme in una maniera armonica tre corpi di fabbrica rimasti tutti a metà. Gisella Capponi come istituto centrale del restauro, Gennaro Miccio che è il soprintendente, come sapete, a Salerno, perché è ingegnere e ha competenza per gli impianti e per le strutture, anche se gli ingegneri da noi non esistono, ma insomma è ingegnere, laureato in ingegneria, ci serviva da questo punto di vista. Quindi una commissione tutta di dirigenti, con Michelangelo Sardone che è l'ultimo membro, che non è dirigente, è il direttore amministrativo della direzione regionale della Puglia, la conoscerete tutti benissimo, e che è un maestro assoluto nel come governare questo tipo di processi proprio da un punto di vista amministrativo. La